ancora pagina. L'Auditorium Casa di Nuovo di Catanzaro ha ospitato la quinta edizione del premio internazionale Liberamente. Vediamo. L'elegante sala dell'Auditorium Casalinuovo di Catanzaro è stato teatro della cerimonia per il conferimento del Premio Internazionale Liberamente 2013, quinta edizione. Dinanzi a un folto e attento pubblico che ha molto apprezzato l'iniziativa, Maurizio Bonanno e Rossella Galati hanno condotto la serata, che è stata arricchita dai virtuosismi musicali dell'Orchestra Giovanile di Fiati Umberto Pacicca di Soverato, diretta da Luigi Tedesco. Il premio, rappresentato dall'opera Volo di Angela Fidone, è stato conferito a Ubiratan Jorge Iorio, economista dell'Università dello Stato di Rio de Janeiro, che è stato premiato da Lorenzo Infantino, ordinario presso la Luis Guido Carli di Roma e presidente della giuria. Ad Antonio Masala, filosofo della politica presso l'IMT Alti Studi di Lucca, premiato da Sinibaldo Esposito, vice sindaco e assessore alla cultura del comune di Catanzaro, e ad Aldo Canovari, editore, fondatore della casa editrice Liberi Libri di Macerata, premiato da Paolo Abramo, presidente della Camera di Commercio di Catanzaro. A margine della cerimonia e per commemorare i suoi primi 5 anni di attività, la Fondazione Vincenzo Scoppa ha attribuito uno speciale riconoscimento a Paola Chiarella, Mario Sculco, Antonio Mirko Di Martino, Rosaria Mastroianni Ianni e Daniele La Russa, vincitori del primo premio nelle varie edizioni dal 2009 al 2013 della Scuola di Liberalismo Ludwig von Mises di Catanzaro. Speciali riconoscimenti della medesima fondazione sono stati pure assegnati a Sinibaldo Esposito per aver condiviso il progetto e arricchito ulteriormente l'offerta culturale della città di Catanzaro e alla predetta Orchestra Giovanile di Fiati Umberto Pacicca di Soverato e al maestro Luigi Tedesco per le pregevoli interpretazioni musicali. Con la cerimonia di conferimento del Premio Internazionale Liberamente si è concluso il primo quinquennio di attività della Fondazione Vincenzo Scoppa, la quale ha realizzato un'impresa culturale di rilevante importanza, che ha soddisfatto un bisogno di conoscenza del liberalismo in larga misura insoddisfatto ed è diventato un apprezzato punto di riferimento per acquisire gli strumenti necessari per decifrare le dinamiche sociali e una conoscenza dei criteri che regolano il mercato come procedimento di scoperta dell'ignoto. Con la medesima cerimonia, la Fondazione ha anche ricordato Ludwig von Mises, il grande economista e scienziato sociale austriaco, nel giorno del 40° anniversario della sua morte. La manifestazione è stata organizzata dalla Fondazione Vincenzo Scoppa e dalla rivista Liberamente, in collaborazione con la Camera di Commercio di Catanzaro, il Comune di Catanzaro Assessorato alla Cultura, l'Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali, Cattedra di Filosofia del Diritto, la Proloco di Catanzaro, l'Associazione Musicale Umberto Pacicca Città di Soverato, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, la Fondazione AIEC Italia, la Fondazione Stella Onlus, la John Cabot University, la Pedagogical University of Krakow, l'Unipol Banca, il Tea Party Calabria, il Cristallo, le emittenti televisive ITV, Catanzaro Channel e Soverato 1, la Senatore Vini, la Yorfidabus Autolinee e Noleggi e l'Agenzia Antior Viaggio e Turismo.